Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Prima riunione del tavolo tecnico sulle fonderie Pisano, costituito questa mattina presso il comune di Salerno. Per l'ASL è quasi impossibile però la connessione diretta causa ed effetto tra inquinamento ed insorgenza di tumori. Il servizio. Non c'è nesso diretto tra esposizione ad una sola causa come conseguenza di un tumore, tranne che per l'amianto e radon nel fumo di sigaretta. Insomma, quasi impossibile intrecciare inquinamento o cause provocate dall'uomo a insorgenza di tumori, secondo il responsabile dell'ASL di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, che ha portato il suo punto di vista questa mattina al primo incontro del tavolo tecnico convocato presso il Comune di Salerno per trovare una soluzione al paventato rischio legato alla presenza delle fonderie Pisano nel quartiere di Fratti a Salerno. Sta per essere emanato un provvedimento che attiva e istituzionalizza la valutazione di impatto sanitario di area. Che significa? Significa che noi, quando dobbiamo valutare le ricadute conseguenti all'azione dell'uomo o al contesto territoriale di quel territorio, dobbiamo mettere insieme tutto, sia le attività produttive, sia le attività commerciali, sia le attività di spostamento dell'uomo stesso, e la valutazione non può che essere integrata, comprendendo insieme tutte queste cose e mettendo insieme nelle valutazioni le autorità, gli organismi diversificati che abbiamo in Italia, che si occupano di benessere della salute, dell'ambiente. La convocazione del tavolo nasce su iniziativa del presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno, Arturo Iannelli, che ha voluto a suo fianco il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, ma anche due consiglieri dell'opposizione, Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, e Catello Lambiate del Movimento 5 Stelle. Oggi si è infranto un tabù. Nel Comune di Salerno si parla delle fonderie Pisano, una cosa che non accadeva. Qualcuno come me, per esempio, nell'atto di insediamento come consigliere l'ha rimarcato. Quindi per me c'è un cambio di passo. Io da medico e da amministratore devo vedere i fatti. Il nesso di causalità sta diventando sempre più robusto, sia grazie allo studio SPES, sia grazie a studi epidemiologici, anche grazie a relazioni di illustri medici che hanno seguito il caso Ilva di Taranto. Per me il tempo è scaduto. Bene questo cambio di passo della Commissione, ma io non consentirò passerelle politiche, perché la chiusura delle fonderie Pisano deve essere un atto che deve essere raggiunto rapidamente, e la delocalizzazione per me è solo un atto successivo. Noi come amministratori della città di Salerno dobbiamo tenere a che quella zona di Salerno sia respirabile per i cittadini salernitani. Alla riunione questa mattina, oltre all'ASLA, erano presenti anche responsabili regionali dell'ARPAC, dell'Istituto Zooprofilattico, e dirigenti comunali come il SUAP e il settore ambiente. Per il presidente della Commissione Ambiente esiste una connessione tra insorgenza di tumori e inquinamento, ma ha affidato al tavolo e allo studio di tutti i dati, compreso lo studio SPES, l'analisi della situazione per arrivare poi a trovare una soluzione. Mi auguro che noi possiamo in qualche maniera riuscire a trovare una soluzione. Una soluzione nella direzione di salvaguardare l'ambiente, la salute dei cittadini e il lavoro, perché queste tre cose, insomma, sono imprescindibili. Voglio dire, l'obiettivo è quello di riuscire a completare il processo di delocalizzazione delle fonderie Pisano, che è già avviato, quindi accelerarlo e fare in modo che possano andare via da Fratte, perché noi siamo convinti come amministrazione, come istituzioni, che le fonderie non stanno più bene là, non solo per un fatto di inquinamento che deve essere ancora, voglio dire, dimostrato. Gli studi vanno in quella direzione, vanno approfonditi. Noi siamo convinti, io personalmente sono convinto che c'è qualcosa che non va, però chiaramente va dimostrato, perché diversamente non possiamo agire. Ed il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, di ritorno dalla BIT, da Fiera del Turismo di Milano, ha tracciato questa mattina un bilancio. Il giorno dopo in cui la città di Salerno ha accolto i croceristi sbarcati per la prima volta alla stazione marittima di Salerno. Sentiamo. Sindaco, reduce dalla BIT, nella giornata tra l'altro in cui Salerno ha accolto per la prima volta alla stazione marittima la nave da crociera. Io ero alla BIT di Milano, dove abbiamo tra l'altro riscontrato un notevole successo in conferenze stampa, contatti,
è stata un'iniziativa molto felice per quanto ci riguarda, e da lì a distanza ho visto le immagini dell'attracco della nave alla stazione marittima, finalmente completa il compito per la quale è stata costruita. Sono in allestimento altre bitte che sono in corso di realizzazione per consentire ulteriori approdi ancora più importanti di navi di grande misura. Sindaco, poi bisognerà lavorare per convincere questi turisti a restare a Salerno, questo sarà il prossimo passo probabilmente. L'assessore Ferrara sta curando tutta una serie di aspetti con gli operatori turistici per fare in modo da recuperare una quota importante di viaggiatori e assisterli e condurli in una visita della nostra città e proporre pacchetti nelle località viciniori. Questo si ascrive alla capacità anche dei nostri operatori, sulla spinta e sulla sollecitazione che noi faremo. Abbiamo un corpo di un insieme di operatori turistici di tutto livello in città e a loro ci rivolgeremo per potenziare la nostra offerta. I viaggiatori sbarcano alla stazione marittima, vedono la Piazza della Libertà, che di suo già è un attrattore turistico, la Rinile di Santa Teresa, si inoltrano lungo la Via dei Canali, arrivano al Duomo, al Giardino della Minerva, insomma tutta una serie di suggestioni sulle quali noi contiamo per rinforzare l'immagine della nostra città. E voltiamo pagina, onorificenze agli agenti salernitani che si sono distinti sul campo tra arresti, contrasto alla sostanza stupefacente, operazioni di salvataggio sono state consegnate questa mattina nel corso della celebrazione dei 170 anni della Fondazione della Polizia di Stato. Il questore di Salerno Maurizio Ficarra ha annunciato ai nostri microfoni un'intensificazione dei controlli per le prossime festività pasquali. È stato un anno di intensa attività per gli agenti della Polizia di Stato che con un video emozionale hanno raccontato 365 giorni di attività per festeggiare a Salerno nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile alla presenza delle massime autorità civili e religiose del capoluogo i 170 anni dalla fondazione. La cerimonia, preceduta dai dati illustrati dal questore Maurizio Ficarra in procinto di andare in pensione e quindi alla sua ultima festa a Salerno, ha previsto la consegna di onorificenze agli agenti che si sono distinti in particolari operazioni. I dati hanno consentito di fotografare attraverso i numeri l'andamento della criminalità che ha registrato qualche incremento, ma i numeri devono fare i conti con un anno, il 2020, in cui il lockdown ha fermato anche la criminalità. Il Covid purtroppo è stata una sventura che si è abbattuta su di tutti e anche a noi ci ha quasi modificato il nostro comportamento professionale, perché come tutti voi sapete abbiamo dovuto inseguire la situazione nel senso di prevenire quelle violazioni, quei comportamenti che avrebbero agevolato purtroppo questa terribile pandemia. E anche abbiamo avuto purtroppo anche un piccolo aumento di reati che era immaginabile considerato che molti delinquenti si erano fermati per 2 anni, ma fortunatamente a fronte di un aumento di furti che noi abbiamo avuto in questo anno abbiamo avuto pure tantissimi arresti, abbiamo avuto più arresti del solito, quindi noi continuiamo sempre la nostra una battaglia su tutti i fronti. E la festa della polizia, che poi non è una festa di questi tempi con quello che succede nel mondo, preferiamo dire un anniversario della fondazione, è quella in cui ci fa fare il punto della situazione, e quindi il punto della situazione anche nella provincia di Salerno è quello che ci fa essere moderatamente soddisfatti per quello che stiamo facendo. Però lo dovete dire voi, lo devono dire i cittadini salernitani se sono soddisfatti di noi. Il questore si è poi soffermato a commentare anche l'incremento di furti registrati negli ultimi giorni proprio nel comune capoluogo e ha parlato dell'intensificazione dei controlli in prossimità del Ponte Pasquale. I controlli per i furti li facciamo, è chiaro che bisogna anche aiutarci con l'interazione che ci deve essere tra le forze di polizia e la società e i commercianti, anche deve essere munirsi di più mezzi di protezione passiva, perché ci piacerebbe a tutti avere una macchina della polizia, un poliziotto sotto ogni strada, sotto ogni angolo di strada. Questo purtroppo non è possibile perché ovviamente è immaginabile, allora i cittadini devono collaborare e contribuire. Io dico una cosa che a Salerno la dico da 4 anni, ma la dico ovunque: a noi non arrivano tantissime segnalazioni nelle quali ci dicono attenzione c'è una persona sospetta, attenzione c'è una macchina che non ci piace, ci sono persone che normalmente qui nei pressi non vediamo mai. Di queste segnalazioni non ce ne arrivano mai.
Allora noi vorremmo che noi facciamo il possibile, cerchiamo di spendere il nostro impegno in ogni direzione, ma i cittadini ci devono anche aiutare noi e aiutare se stessi a prevenire questi reati. State pensando a un piano straordinario di controlli prima di Pasqua, durante anche il Ponte Pasquale? Sì, certamente, in occasione di Pasqua abbiamo già fatto un tavolo tecnico, stiamo facendo un'ordinanza per rinforzare la vigilanza, proprio nel momento in cui la gente si diverte un po' di più, speriamo che si diverta nonostante questo brutto momento che stiamo passando, e noi in quel momento i nostri poliziotti si impegneranno maggiormente nel controllo delle città. Bici senza ruote alla postazione delle bike sharing di Piazza della Concordia. Sono state rubate, ma potrebbe anche trattarsi di un atto vandalico per mano di chi ha pensato di mutilare le biciclette. Guardate queste immagini. Sembra molto probabilmente la conseguenza di un atto di vandalismo, quanto registrato nella postazione di bike sharing situata in Piazza della Concordia a Salerno. La maggior parte delle bici presenti è stata privata della ruota anteriore e rende quindi inutilizzabile il veicolo, che fa parte di un progetto innovativo di mobilità sostenibile che ha previsto l'installazione di colonnine portanti con le bici, come quella situata in Piazza della Concordia, in altri punti della città di Salerno. Da alcuni giorni però ignoti hanno privato le bici della ruota davanti, un pneumatico speciale che non può essere facilmente adattabile ad altri veicoli e quindi fa pensare che il furto sia più un atto di vandali che di ladri intenzionati a riutilizzare la ruota per altri scopi. Le bici situate qui possono essere noleggiate per muoversi su piccoli tratti e poi riposate anche nelle altre postazioni presenti nella città di Salerno. L'iniziativa è stata attivata dal 2019, ma non è mai decollata con grande successo. E continuiamo ad occuparci di cronaca, perché c'è apprensione nell'Agro Nocerino per la scomparsa da questa mattina di una paziente minorenne della clinica Villa dei Fiori di Nocera. Ce ne parla il nostro corrispondente. Momenti di preoccupazione e di ansia per la scomparsa di una minorenne dalla casa di cura Villa dei Fiori di Nocera Inferiore. In questo momento le unità cinofile, tutti i corpi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, del Commissariato di Nocera Inferiore, dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Croce San Prisco, i Vigili Urbani sono alla ricerca di questa giovane scomparsa dalle 9 di questa mattina proprio dalla struttura di Villa dei Fiori. La ragazza era ricoverata presso la struttura, alle 8:30 era in sala colazione insieme agli altri, improvvisamente si è allontanata e l'operatore l'ha persa di vista. Da allora sono scattati i controlli e l'operazione di ricerca, ma al momento ancora nulla della giovane. Si teme che possa essere scesa giù dalla struttura, che si trova in una zona collinare della città di Nocera Inferiore, che sovrasta l'Agro Nocerino Sarnese, e si teme soprattutto per la presenza di burroni lungo la strada. E vi ripeto, anche le unità cinofile sono state sguinzagliate per cercare e capire dove la ragazza possa essere andata. I momenti di preoccupazione sono notevoli. E torniamo nella città di Salerno dopo l'affidamento alla società Agriverde con una gara lampo del Comune di Salerno, che di fatto affida la manutenzione del verde della città di Salerno, i servizi sottratti alle ex cooperative sociali. I segretari Angelo Rispoli ed Antonio Capezzuto di FIA delle CGL incalzano sul passaggio di cantiere dei lavoratori che fino a pochi giorni fa erano in presidio sotto i portici di Palazzo di Città. Rispettare la procedura dei passaggi di cantiere, a chiederla sono Angelo Rispoli, segretario generale della FIA del Salerno, e Antonio Capezzuto, segretario della CGL Funzione Pubblica di Salerno. In merito alla vicenda delle cooperative di Salerno, dopo l'affidamento per il servizio di manutenzione del verde, affidato con una gara lampo bandita dal Comune di Salerno,
Salerno alla Agriverde, l'azienda di via San Leonardo che si occupa della vendita di piante e fiori e manutenzione del verde. I due rappresentanti sindacali hanno scritto una lettera al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, all'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, all'assessore alla trasparenza Claudio Tringali e all'amministratore dell'Agriverde, la società che si è aggiudicata l'appalto relativo al verde lungo i capistrada e le aiuole. Abbiamo saputo che la Agriverde è risultata vincitrice della gara indetta dal Comune di Salerno e che si occuperà del servizio di manutenzione delle aree verdi temporaneamente per tutto il territorio cittadino, scrivono in una nota il segretario generale della FIA del Salerno, Angelo Rispoli, ed Antonio Capezzuto, segretario della CGL Funzione Pubblica di Salerno. Ecco perché chiediamo di avere un incontro urgente al fine di porre in essere l'assunzione dei lavoratori già impegnati all'interno di questo servizio. Lo chiediamo nel rispetto delle procedure vigenti in materia di passaggio di cantiere. Basta polemiche e strumentalizzazioni, questi lavoratori meritano rispetto. Sono da mesi senza una certezza lavorativa e a loro va riconosciuta la massima dignità, hanno concluso Rispoli e Capezzuto. Questa è la cosa che a noi ci sconvolge. Il Comune di Baronissi invece proroga al 31 dicembre 2022 la gratuità del canone di occupazione del suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio già varata nel 2020 a sostegno degli esercenti della ristorazione e somministrazione colpiti dall'emergenza Covid. Il Comune di Baronissi in pratica ha deciso di prorogare la misura che di fatto è cessata il 31 marzo per la fine dell'emergenza. Ogni esercente potrà optare per la rimozione ora dei deor o proseguire nell'occupazione di suolo pubblico previa comunque autorizzazione comunale. Il canone sarà dunque fino al 31 dicembre a carico del bilancio comunale. La misura in favore del settore è stata varata dal sindaco Gianfranco Valiante a seguito di un incontro con l'assessore alle attività produttive Giuseppe Giordano e il capogruppo di maggioranza. Ancora cronaca, un nuovo colpo questa mattina ai danni di una tabaccheria al rione Paterno ad Eboli. Un uomo con il volto coperto, con la minaccia di un taglierino, si è fatto consegnare i soldi presenti in cassa. Non si ferma l'ondata di furti e rapine ai danni di esercizi commerciali di Eboli. Nuovo colpo infatti intorno alle ore 7 di questa mattina ai danni di una tabaccheria in via Giovanni XXIII nel popoloso rione Paterno. Ad agire un malvivente solitario a bordo di una Fiat Panda, il quale dopo essersi appostato davanti all'ingresso ha poi fatto improvvisamente irruzione nell'attività a volto coperto e brandendo un taglierino ha intimato alla figlia della titolare di consegnargli tutto il denaro presente in cassa. Afferrato il malloppo, circa 1000 euro, si è poi dileguato alla guida dell'utilitaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli. Dopo aver eseguito tutti i rilievi del caso, i militari dell'arma hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'autore della rapina, anche attraverso l'acquisizione di immagini di videosorveglianza e testimonianze oculari. I negozianti ebolitani, intanto, finiti in un'opprimente spirale criminale, rilanciano l'appello ad istituzioni e forze dell'ordine chiedendo maggiori controlli sul territorio, dove nelle ultime settimane sono state prese di mira diverse farmacie, parafarmacie e una gioielleria, instaurando un clima di terrore e timore. Ci spostiamo a Cava dei Tirreni, dove preoccupa lo stato in cui versa la piscina comunale di via Palumbo, in completo stato di abbandono. Il servizio. È intollerabile lo stato di abbandono e degrado in cui versa la piscina di via Gino Palumbo dopo la cessazione del precedente affidamento. A denunciarlo è la neonata associazione Cava 4.0 in una nota firmata dai referenti del progetto Sport Emilio Maddalo e Fabio Russo. La giunta comunale infatti lo scorso settembre ha affidato alla società Metellia Servizi tutte le attività di verifica strutturale ed impiantistica della piscina, con la redazione di un piano economico finanziario
finanziario finalizzato all'individuazione di soluzioni idonee alla ripresa delle attività sportive. All'esito delle attività demandate alla società in house è emerso che sono necessari interventi straordinari afferenti sia alla parte impiantistica che a quella strutturale e che richiedono una spesa non inferiore a 1,5 milioni di euro. È evidente che la struttura pubblica è stata completamente abbandonata dall'amministrazione, che non ha messo in campo alcuna iniziativa per preservare un bene della collettività, dimostrando una scarsa capacità di controllo e un evidente deficit di competenze e di strategie, tuonano i referenti dell'associazione Cava 4.0, che allo stesso tempo sollecitano l'amministrazione comunale a non perdere l'occasione di attingere ai finanziamenti del PNRR Sport e Inclusione Sociale, di cui ai cluster di intervento 2 e 3 del bando è prevista la rigenerazione di impianti sportivi esistenti anche attraverso il coinvolgimento della Federazione Sportiva Nazionale. Poter finanziare gli interventi straordinari utilizzando le risorse del PNRR è un'occasione unica che il nostro comune, afflitto da una profonda crisi economica, non può lasciarsi scappare. Non si può infatti immaginare che un soggetto privato che intenda gestire l'impianto natatorio possa farsi carico di un investimento così ingente a cui vanno aggiunti anche i costi della gestione ordinaria, si legge ancora nella nota. Non attingere a finanziamenti pubblici anche attraverso il cosiddetto credito sportivo significherebbe aver segnato la fine della piscina comunale, privando di fatto la comunità di un servizio indispensabile per la crescita e lo sviluppo dei giovani. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Darò un bacetto, ma non farsi illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film Il Capo Perfetto. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Parleremo di sport di Salernitana tra poco, dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola. L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E ci occupiamo di calcio, di Salernitana. Danilo Iervolino non ci sta e rincara la dose nei confronti degli arbitri. Dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, il presidente della Salernitana ha parlato della questione arbitrale in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino. Iervolino ha fatto anche le pagelle dei suoi primi 3 mesi nel calcio e questa mattina è tornato sull'argomento in occasione della festa della Polizia che si è celebrata al Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile. Sentiamo cosa ha dichiarato. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino ed ha poi ribadito questi ed altri concetti stamane. L'occasione è stata fornita dalla festa della Polizia di Stato a cui il patron Granata era invitato. Iervolino è stato intercettato dai cronisti sotto il Palazzo Arcivescovile, rimasto off limits per la stampa. Il numero uno della Salernitana è da 3 mesi ormai alla guida del club, da grandi progetti per il futuro, ma vuole prima capire se per questa stagione le sue grandi speranze di salvezza potranno ancora restare in vita. Molto dipenderà dalla gara di sabato a
Marassi contro la Sampdoria e da quella in programma il 20 aprile ad Udine. Gli Elvoli non hanno ancora sciolto le riserve sulle conferme di Sabatini e Nicola. La categoria di programmi e le ambizioni di ciascuno faranno la differenza. Intanto il patron potrebbe già in estate veder ripagati in buona parte i suoi investimenti, visto che su Ederson si sta scatenando una vera bagarre di mercato. Prima del futuro però c'è un presente da vivere tutto d'un fiato. Il rammarico per il risultato dell'Olimpico è grande, come il disappunto per altre occasioni perse, magari notevolmente danneggiato. Mi sto facendo sentire, vorrei portare proprio in Lega e alla FIGC un punto all'ordine del giorno, una maggiore professionalità da parte degli arbitri e sicuramente l'occhio di falco. Non riesco a capire perché la tecnologia aiuta ad esempio il mondo del tennis e non lo debba fare anche con il calcio. No, non me la sono data, non penso al dolo assolutamente, penso solamente che gli errori sono frequenti, non solo alla Salernitana, forse soprattutto alla Salernitana, perché è un problema di professionalità, di formazione e anche di precisione, perché manca una tecnologia adeguata. Sono curioso di sapere chi starà dalla mia parte e chi invece si defilerà, perché vorrei ascoltare tutti i presidenti e ascoltare anche le loro motivazioni, perché il problema c'è, esiste, non possiamo fare come gli struzzi, mettere la testa sottoterra. Presidente, la Salernitana ha ancora speranze di salvarsi? Sì, è chiaro che si riducono, dobbiamo essere realisti. Purtroppo la partita l'avete vista contro la Roma, è stata una partita bellissima, tanta energia, abbiamo giocato fino all'80esimo molto meglio della Roma, purtroppo gli episodi ci hanno condannato. Allora, stiamo elaborando due progetti, uno per la Rechi, per la ristrutturazione della Rechi, e stiamo pensando anche alla copertura. Dobbiamo poi pensare non solo al progetto architettonico ma anche a quello strutturale e poi condividerlo con il comune, ma siamo abbastanza a buon punto. E poi c'è quello delle infrastrutture legate alla prima squadra e alla primavera, dove invece stiamo ancora individuando l'area migliore e più consona per poter permettere di creare quel lab calcistico di cui noi abbiamo veramente bisogno. Ragioni per non aver disputato quella partita, mi auguro che anche il Venezia, l'ultima volta c'è stata una polemica, non vorrei innescarne un'altra, perché poi abbiamo ottimi rapporti sul campo. Presidente, Sabatini resta al di là dell'epilogo stagionale? Io penso di sì, è chiaro che un po' i risultati calcistici, un po' come andiamo in B, se dovessimo andare o se restiamo in A, c'è una programmazione che ancora dobbiamo declinare e scrivere a quattro mani. Io ho una grande stima di Sabatini, quindi al netto di tutto. Certo, qualche volta abbiamo divergenze perché abbiamo vedute differenti, ma questo è il bello del calcio, affrontiamo la cosa con molta dialettica ma anche con molta stima. E ieri il Bologna ha sconfitto 2-0 la Sampdoria nel posticipo della 32esima giornata della Serie A. La squadra ligure resta a 29 punti in classifica e sabato ospiterà la Salernitana in una gara importantissima in chiave salvezza. Davide Nicola sta già pensando al match del Marassi, per il quale potrà contare sui rientri di Fazio e dell'ex di turno Bonazzoli. La Sampdoria ha perso ieri sera al Dall'Ara, cadendo sotto i colpi del centravanti del Bologna Arnautovic. Felsini è ormai al sicuro, Doriani sempre più nella bufera. Il turno appena concluso ha certificato le difficoltà delle ultime cinque della classe. Dalla Samp alla Salernitana, passando per Cagliari, Venezia e Genoa, nessuna ha mosso la classifica. Una curiosità, le squadre in lotta per la salvezza sono tutte espressione di città di mare. Due soltanto di esse dunque riusciranno a fine stagione ad arrivare in porto. E sabato alla vigilia di Pasqua sarà un turno importantissimo. Genoa impegnato in trasferta col Milan, Cagliari in casa col Sassuolo, Venezia atteso dalla Fiorentina e soprattutto Sampdoria e Salernitana di fronte. La quintultima contro l'ultima, che deve recuperare due partite e che può ancora sperare a patto di cominciare finalmente a vincere. Fossero arrivati anche solo, si fa per dire, due pareggi contro Torino e Roma, due gare giocate sul filo dell'equilibrio, la classifica ora sarebbe molto più allettante per la squadra di Nicola, che sotto la lanterna andrà a caccia di quella scintilla che finora è rimasta sospesa. A Marassi torneranno disponibili Fazio Bonazzoli, l'ex di turno ancora di proprietà della Samp, da cui proverà
a farsi rimpiangere. Se dovesse essere confermato il 3-5-2 ci saranno diversi ballottaggi. In difesa Fazio e Dragusin contenderanno il posto a Gyomber e Ranieri. In mediana Boinen potrebbe essere confermato come perno centrale con Koulibaly e il brasiliano Ederson Mezziali. Sulle fasce Mazzocchi e Dobby dovrebbero avere continuità di impiego. In attacco Ribéry, Verdi, Michel e il rientrante Bonazzoli dovrebbero giocarsi una maglia dando per scontata la conferma di Djuric. È anche vero che la Salernitana sarà attesa da 3 partite in 8 giorni e che Nicola potrebbe fare valutazioni anche di natura fisica, senza dimenticare che Djuric è entrato in diffida. Abbondanza di scelte e la speranza di recuperare Perotti e Mamadou Koulibaly per il rush finale. Nicola ha chiesto ai suoi di alzare l'asticella ed a Marassi sarà l'occasione per dare il via alla scalata. E in Serie C è arrivata la svolta tecnica in casa paganese. Ieri la società azzurrostellata ha comunicato l'esonero di Gianluca Grassadonia e l'ingaggio di Raffaele Di Napoli, che torna alla guida della squadra. Fatale a Grassadonia il pesante KO nel derby con la Juve Stabia. Ora tocca di nuovo a Di Napoli, che debutterà sabato in casa contro il Picerno prima di chiudere la stagione regolare sul campo della Turris. La paganese deve prepararsi al meglio ai play out salvezza. Nelle prossime 2 partite sarà importante verificare se ci saranno stati progressi sul piano caratteriale e del gioco. Si spera anche nel recupero di qualche infortunato. Esonerato Grassadonia, vanno registrate anche le dimissioni irrevocabili di Cosimo Deboli dal ruolo di responsabile dell'area tecnica. Ed ora il basket. In Serie B prosegue la marcia verso la post-season della Virtus Arechi Salerno. La squadra blaugrana ha dimostrato grande carattere contro Terranova, riuscendo ad imporsi al supplementare, ed ora coach Di Lorenzo guarda con grande fiducia al rush finale. L'intervista. Abbiamo fatto una partita a rincorrere dall'inizio, abbiamo fatto un primo quarto che a dir poco contratti. E niente, 6 punti in un quarto, soprattutto il primo quarto in casa nostra, veramente eravamo bloccati, quindi riuscire a staccarsi da un momento così complicato è stata dura. Il secondo quarto già molto meglio, abbiamo sempre dovuto rincorrere perché Terranova è una squadra che gioca bene, l'avevamo detto, è una squadra che non è per caso lì su in classifica e tutte le volte ci avvicinavamo, trovavano sempre anche dei canestri difficili, dei tiri a 3 a tabella, dei secondi tempi marcati, però devo dire la verità che era la partita dove chi resisteva di più a livello mentale, a livello di energie per tutto il tempo se la portava a casa, e così è stato fatto. Noi siamo riusciti forse a pareggiare, siamo stati sotto tutta la partita, un po' come quello che è successo a Terranova, che eravamo stati sopra tutta la partita. Nel supplementare forse avevamo qualcosina in più e ci siamo anche abbastanza sbloccati, abbiamo fatto anche dei canestri che prima sbagliavamo. I 2 punti d'oro, come tutti quelli che ci sono fino alla fine, io ho detto ai ragazzi che per me sono le prossime 6 partite erano 6 playoff, perché l'obiettivo è alto, arrivare quanto più alto possibile ai playoff, ma passa tutto attraverso queste partite veramente complicate, dove l'errore non viene perdonato perché il livello è molto alto. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci scelto. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.